Carissimi, in questa quinta domenica di Pasqua ascoltiamo una pagina tratta dal Vangelo secondo Giovanni, è l'inizio del capitolo quindicesimo, la pagina della vera vite. L'ascolto attento di questa parola richiederebbe la conoscenza di alcune questioni a partire dall'inserimento di questi capitoli, dal 15 al 17, all'interno della narrazione di Giovanni, ma richiederebbe anche la conoscenza delle numerosissime risonanze veterotestamentarie e giudaiche che appunto troviamo dentro questa pagina, ma dentro il Vangelo di Giovanni, questioni che non possiamo affrontare in questo breve commento, ma che vi invito a tener presente. Lo studio della parola è, come dire, una condizione previa per poter metterci in ascolto della parola. Questa affermazione di Gesù, io sono la vera vite, che è molto simile alle altre parole con le quali Gesù si rivela, io sono il pane vero, io sono la via, la verità, la vita, io sono la luce, io sono il buon pastore, abbiamo letto domenica scorsa. È una parola con la quale lui si rivela. Ogni rivelazione di lui è anche una rivelazione di noi stessi, di chi siamo noi in relazione a lui. Nel dire la vera vite, io sono la vite, quella vera, è chiaro che c'è in questa affermazione anche un fondo polemico. Si vuole differenziare rispetto ad una vite che non ha corrisposto alle attese. Ed è qui che ci tornano in mente, e sono numerosissime, le pagine del Primo Testamento, in modo particolare dei profeti, nelle quali Israele è paragonato alla vigna, alla vite. Queste immagini, vigna e vite, si sovrappongono. Israele è la vigna del Signore. Moltissimi sono i brani del Primo Testamento che usano queste immagini, fondamentalmente con un duplice contenuto. Da una parte l'appartenenza della vigna al Signore, un'appartenenza che si rivela nella estrema cura che il padrone della vigna, il Signore, ha nei confronti della sua vigna. Dall'altra questa ostinata sterilità da parte della vigna, che nonostante quelle cure, le cure che il Signore profonde per la sua vigna, non porta il frutto atteso, desiderato. Questa immagine anche nei Vangeli viene poi ripresa da Gesù stesso, dove lui diventa, si rivela come quel figlio che il padrone della vigna ha mandato. Dicendo io sono la vera vite, io sono la vite, quella vera, Gesù dichiara che finalmente si è compiuta quell'immagine, ma si è anche realizzato quel disegno che era nel cuore del Padre, di una corrispondenza all'amore del Padre. Lui è la vera vite perché mostra questo amore che il Padre ha nel donare il Figlio suo. Ma a questo dono corrisponde anche la risposta del Figlio, una risposta che sappiamo è la sua obbedienza fino alla morte e alla morte di croce, corrispondenza, finalmente corrispondenza, tra l'amore del Padre e la nostra risposta, la risposta dell'uomo nuovo che è Gesù Cristo. Lui per questo è venuto, perché potessimo finalmente dare quel frutto che il Padre attendeva. Lui è la vite, quella vera. Noi siamo tralci innestati in Lui. Quello che noi siamo, vite vera, compimento di quella immagine del Primo Testamento con il quale il Signore appunto descriveva i profeti, il Signore per bocca dei profeti descrivevano il popolo di Israele. Noi siamo questa vigna, vite nuova, se siamo innestati in Lui, come tralci uniti a Lui. Lui è la vera vite, noi siamo tralci innestati in Lui. L'innesto in Lui per noi è questione di vita o di morte.
Gesù lo dice, ma Ezechiele aveva già usato questa immagine, un tralcio secco, un tralcio che non porta frutto, lo si taglia, diventa secco ed è inutilizzabile, se non che per una fiammata di pochi istanti. Ezechiele diceva, non c'è un legno più inutile del legno della vite e non c'è un legno che porta un frutto più nobile di quello della vite, ma un pezzo di legno, pensa a un tralcio di una vite secco, veramente non ci fai nulla con quel legno. Immagine forte che dice la necessità di rimanere in lui, ed è l'altro termine che ricorre con frequenza in questi versetti, ma in tutto il capitolo quindicesimo. Per noi la questione fondamentale è rimanere innestati in lui e permettere che quella linfa vitale che il Signore Gesù è venuto a portare, quell'alito di vita nuova di lui, l'uomo nuovo, finalmente capace di rispondere all'amore del Padre con la sua obbedienza d'amore, quella stessa linfa possa circolare dentro di noi e portare frutto. Se questo non accade, siamo un tralcio secco, perfettamente inutile. La nostra vita perde senso, si svuota proprio di significato. Noi abbiamo ricevuto in dono la possibilità di essere innestati in Lui. Abbiamo accolto nella fede l'annuncio che ci è stato donato. Nella fede ci siamo immersi nell'acqua del battesimo e siamo stati innestati in Lui. Questo innesto però ha una finalità, quella del portare frutto. Il non portare frutto dichiara la nostra condanna, una condanna non certo imposta, ma che in qualche modo è conseguenza del nostro volere rimanere innestati in Lui o non volere rimanere innestati in Lui. Intendo dire che non è un fatto magico che attraverso la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione noi veniamo innestati nella vera vite. Occorre poi lasciarsi invadere, pervadere da quella potenza di vita che circola in Lui, che entra in noi attraverso il dono del suo Santo Spirito, per portare lo stesso frutto, quello che Lui ha portato sulla croce, che è l'amore, il comandamento, quello che Lui ci ha lasciato, dove questo amore ha un passaggio di dono di sé, un passaggio di morte, come Lui ci ha rivelato sulla croce, vissuto tra di noi, nelle nostre relazioni e verso di Lui. Noi innestati in Lui siamo chiamati a portare questo frutto e questo ci viene donato a noi accoglierlo e permettere che questa linfa vitale che è lo Spirito che circola in noi possa, tenendoci uniti, strettamente uniti a Lui, possa portare frutto in noi. Questo è molto, molto altro dentro questa pagina di Vangelo che noi vogliamo ascoltare in questa domenica, custodire anche nei giorni della settimana, per poter permettere allo Spirito di suggerirci in che modo Lui vuole continuare a portare frutto in noi, facendoci rimanere in Lui. Per ciascuno di noi questa azione dello Spirito è specifica, personale. Chiediamo davvero la grazia di poter essere illuminati, intanto nella consapevolezza che senza di Lui non possiamo dare frutto, senza di Lui la nostra vita si svuota, con Lui la sua potenza di vita circola in noi e porta frutto. Il Signore ce lo conceda.